cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore. Come vedi, non si può giudicare un libro dalla copertina. Allora, amici, l'istituzione del matrimonio sembrerebbe essere in crisi, ma in realtà poi coloro i quali lo fanno invece si attrezzano sempre per poterlo fare al meglio. E il che significa che ci sono delle persone che vengono in soccorso di coloro i quali non sanno neanche da che parte iniziare. Ecco, uno di questi, forse il più, come dire, il più illuminato nella circostanza, è un wedding planner. È una definizione che imparo questa mattina andando a presentarvi il libro che abbiamo scelto appunto questa settimana. E si chiama Enzo Miccio, l'autore, il libro è edito da Rizzoli e si titola Matrimonio da favola, stile e sentimento tra sogno e realtà. Miccio, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Intanto grazie a lei, fra l'altro ci accomuna un cognome che si identifica soltanto per una vocale, in finale io non ho la sua O, ma per il resto siamo lì, quindi è un piacere. La radice è la stessa. Esatto, ed è un piacere essere con lei. Allora, wedding planner, è una cosa straordinaria, lei si occupa proprio di organizzazione di matrimoni, Miccio. Organizzazione di matrimoni, assolutamente sì, è una professione che in Italia era un po' sconosciuta qualche anno fa, poi ho cercato di diffonderla al meglio con questa mia attività che, ripeto, è di tradizione un po' più anglosassone e americana. Certo. E pian pianino ci sono riuscito, non ho mai mollato il colpo, perché in Italia diciamo che storicamente la wedding planner era la mamma della sposa, no? Quindi sì, pensare di togliere lo scettro alla mamma della sposa non è cosa facile. Direi proprio di no. Senta, infatti, chi si rivolge a lei? Gente che ha, diciamo, possibilità economiche importanti o quanto meno relazioni sociali importanti, o tutti? No, diciamo che tutte, assolutamente. Il mio scopo è quello di cercare di far capire che la presenza del professionista deve essere un plus al vostro matrimonio, indipendentemente dal budget che avete a disposizione, perché poi si può organizzare un matrimonio veramente con qualsiasi tipo di budget. E semplicemente avere, come dire, la preparazione e la consapevolezza anche che la figura di un wedding planner ti aiuta di più nell'organizzazione, a rilassarti, a sollevarti da una serie di ansie, preoccupazioni, eccetera. Soprattutto il giorno del matrimonio c'è una persona che per te coordina questa macchina complicatissima che è quella del matrimonio, perché non lo si sa, ma generalmente dietro alle quinte lavora un numero incredibile di persone quella giornata, insomma. Certo. Ci sono un paio di domande che ci hanno scritto i nostri radioascoltatori al 342-4151-406. Per lei, Nadia ci scrive: come si diventa wedding planner? E invece Simona le chiede se i corsi di un weekend per diventare wedding planner sono attendibili. Allora, due cose. La prima è che si diventa wedding planner, sì, sicuramente con l'esperienza, studiando, ma ci vogliono delle attitudini che non si insegnano in nessuna scuola. Io tengo un corso che però è di 5 giorni, un full immersion che tengo a Milano, e in questi 5 giorni cerco di illustrare il mio percorso e far capire che cosa significa, perché il messaggio che arriva dalla televisione attraverso il mio programma Wedding Planner, che è un programma molto carino, molto ben orchestrato, eccetera, molto spesso può fuorviare le future wedding planner pensando che sia un lavoro semplice fatto di nuvole di gipsofile e petere di fiori, ma alle spalle c'è una professionalità ben più complessa e impegnativa, insomma, ecco. Senta, lei consiglia, per esempio, dopo il wedding planner anche il post wedding event, tipo una bella schiera d'avvocati, cose del genere? Entra no, in questo merito? Devo dire di no, perché per fortuna i miei sposini sono ancora tutti innamoratissimi. Ma non faccia così, che fa, ti tira l'acqua al suo mulino. No, ma devo dire che sono tutti innamorati. Adesso può succedere, per fortuna, siccome il rapporto tra me e i miei clienti non si esaurisce dopo, certo, il matrimonio, grazie, certo, al cielo abbiamo un ottimo rapporto, ci si sente, eccetera, li tengo tutti più o meno monitorati. Ecco, magari i clienti stranieri, quelli che poi magari ritornano nella loro patria e si fa un po' più fatica, ma generalmente almeno gli italiani cerco di sentirli, nasce il bambino, mi comunicano, certo, piuttosto certo, che è una persona di famiglia in buona sostanza, in diventa, un certo senso, sì, perché stando con loro dagli 8 ai 12 mesi in ogni certo caso. Senta, chi è il soggetto più più
agnostico nel suo lavoro, componente la famiglia dei, come dire, dei matrimoniandi? Ma direi che dipende un po' da chi ha le idee più chiare. Diciamo che il problema è che se c'è una sposa con delle idee molto chiare, che sa quel che vuole, molto spesso ci sono dei contrasti con i genitori o con i genitori di lui. Ecco. Che magari invece se lei è un po' più accondiscendente, oppure le può andare bene quello piuttosto che quell'altro, poi magari si trova sempre una via di mediazione. Ma la mia figura è proprio anche, sta un po' anche in questo, no? Cercare di trovare la soluzione migliore che accontenti tutti. Piuttosto difficile. Senta, in chiusura le chiedo una mia curiosità. Io mi sono sposato varie volte nella mia vita e non ho mai capito, sempre andata male ovviamente, ma questo è un dettaglio, ma non ho mai capito quali sono le meccaniche di spesa di un matrimonio, come funziona, come si dividono le spese, c'è un ordine comportamentale o... Ma diciamo c'è una tradizione in Italia che una serie di spese organizzative, decorazione, banchette eccetera, sono tutte a carica della sposa, lo sposo dovrebbe occuparsi di altro, della casa, dei mobili eccetera, questa è un po' la tradizione, il bon ton, poi naturalmente i tempi sono un po' cambiati e molto spesso, devo dire veramente il più del 60-70% delle volte le spese sono divise in modo equo tra gli sposi. Poi dipende anche molto dalle possibilità economiche. Esatto, no? Diciamo che chi ce li ha li usa, diciamo che in definitiva è questo. Certo, senta, e da ultimo, per come sistema lei, per esempio le famiglie sono tutte sgretolate, sicché si sposa la figlia di uno che nel frattempo ha fatto un'altra figlia con un'altra moglie, e tutto, sì, come funziona? Le famiglie sono sempre un po' allargate, si fanno secondi matrimoni, ci sono i coinvolgimenti nella figlia del precedente matrimonio, devo dire che questo mi capita abbastanza. Non c'è rancore, lei non respira quel livore sordo, freddo che serpeggia, quel rancore, no, non lo respira. Ma no, devo dire che almeno quel giorno tutti quanti depongono le armi. Ho capito, va bene, la complimentiamo, le facciamo molti auguri di buon lavoro a lei e anche per l'esito del suo libro, Micio. Grazie mille, buona giornata a tutti. A lei, Enzo Micio, Matrimonio da favola, stile e sentimento tra sogno e realtà, edito da Rizzoli. Radio Yes, la radio della città di Roma.